Tanta neve, dalla raccolta di pensierini di Paolo Luporini, non saprei. Tanta neve, 4 gennaio 2023. Questa mattina fuori si stava bene, era tiepida l'aria, come vicino a un termosifone acceso, io non li accendo più. Avevo tante commissioni da fare, le ho fatte in modo frenetico, commissioni da pensionato, ambulatori, farmacie, pane, focaccia, la spesa, il cane. Anche il pomeriggio era così, ma non sono più uscito, con un sottofondo della risorta Serie A. In primo piano le mie relazioni nei social, come le fitte corrispondenze tra conoscenti lontani con calligrafie ed inchiostro. A un certo punto Claudio mi ha ringraziato di una sciarpa. Io non ne uso più, non ne ho nessuna, non le sopporto, ne faccio a meno. E non ho più il problema dello stile con cui indossarle. Vorrei invece dormire in un lungo sonno, come in un Natale al paese, risvegliarmi per scartare i doni, ma prima di farlo ascoltare il silenzio della prima mattina di Natale, guardar fuori e vedere tutto bianco, la neve, tanta. Tanta, ovunque, sopra e intorno ogni cosa, dimenticare i pacchetti dei doni, calzare scarponi e cappotto sul pigiama, sentire il freddo secco con la calma di vento del Natale, assaporare lo scrocchio dei cristalli di neve sotto i miei passi, annusare l'aria, il profumo di camini accesi, mangiare la neve insieme alla lana dei guanti rossi, farne una palla, rotolarla, creare un pupazzo, donargli la mia sciarpa inutile. Vorrei domani risvegliarmi così e vedere da vicino la fontana dimenticata aperta dagli operai, incuranti di un'allerta neve non pervenuta. Sculture fantastiche di ghiaccio scolpite dagli zampilli vivaci, ora cristallizzati in un gelo fiabesco di un incanto stregato. Come quel ghiaccio, così sono io, paralizzato, un'acqua che pensa, sente, soffre, vorrebbe cantare, ma perché cantare se la voce non esce? E non c'è nessuno ad ascoltare? Spegnete ogni altoparlante, ogni motore. Lo sentite anche voi, il silenzio della neve di quel Natale?